E ciao a tutti amici di New York Storie e Segreti. Eccoci qua, siamo in pieno Midtown. I più esperti di voi avranno già riconosciuto il Rockefeller Center. Infatti oggi non vi mostro dei segreti della città, ma una cosa molto ma molto mainstream. È quello che vi sto mostrando. I più esperti avranno già capito, si tratta dell'albero del Rockefeller Center, che è stato debitamente coperto di impalcature perché lo stanno allestendo per la cerimonia di accensione luci che si terrà il prossimo 29 novembre. Il prossimo 29 novembre, se non erro, alle 8 p.m. quindi alle 20 ora italiana. Pista di pattinaggio già operativa, anche se non ancora molto affollata. E tutto ciò per farvi capire che la città di New York City si sta già preparando al Natale. Stagione natalizia che inizia ufficialmente dopo il ringraziamento, che sarà giovedì prossimo 23 novembre, ma già ci sono diverse, ci sono diversi addobbi in giro. State vedendo per esempio il nuovo orologio realizzato in partnership tra il celebre store di Saks e Christian Dior. Questo orologio, guardate, con i segni zodiacali e le stelle, questo sarà acceso invece il prossimo 20 novembre, quindi una nuova ventata alle vetrine di Saks, visto che offrono show delle luci che è praticamente uguale da diversi anni. Adesso c'è questa nuova caratteristica. Comunque, come dicevo, la città si sta già preparando a Natale. In giro potete già trovare suonatori, gente vestita da Babbo Natale, quindi vi consiglio veramente di venire a fare una capatina in questo periodo, perché New York City diventa qualcosa di veramente magico.